dalla eliminazione della plastica allo sviluppo delle rinnovabili, dalla riduzione degli scarti al loro riutilizzo fino all'efficienza della logistica e della distribuzione. 30 soluzioni e tecnologie per migliorare la sostenibilità della filiera della quarta gamma, ovvero i prodotti ortofrutticoli freschi tagliati, lavati e confezionati nella Piana del Sele. È stato presentato nei giorni scorsi presso la sede della Camera di Commercio di Salerno il report sulle filiere sostenibili della Piana del Sele, quarta gamma, un progetto promosso da Fondazione Simbola e BCC Campania Centro, BCC Capaccio Pesto Messerino e BCC Magna Grecia, che hanno sottoscritto anche un protocollo di collaborazione per diffondere soluzioni e tecnologie green, mettendo a disposizione 20 milioni di euro per progetti sostenibili. Si tratta di un mercato che con oltre 1 miliardo di euro di valore rappresenta circa il 18% dell'industria ortofrutticola italiana e il 2% del mercato alimentare complessivo. E la Piana del Sele, con una superficie di circa 6.000 ettari dedicati alla produzione, è uno dei principali poli europei di produzione di verdure in busta. Economia circolare e sostenibilità non sono solo slogan, oggi tutti parlano di economia circolare e sostenibilità, sono delle pratiche reali e questo è un esempio applicativo perché valorizzare alcune componenti della filiera agricola della Piana del Sele attraverso la quarta gamma, quindi il confezionamento per il pronto uso da parte del consumatore, quindi coniugare filiera agricola e sostenibilità è un modo concreto per dare un messaggio positivo anche ai consumatori. In più, mi fa piacere la presenza delle banche di credito cooperativo che sono l'anima finanziaria, diciamo, popolare, no? Quella più vicina agli imprenditori e anche alla clientela del territorio. La provincia di Salerno è una delle 6 province più forti d'Italia in questo settore e in particolar modo la provincia più forte del sud. Ma in realtà in tutti i settori produttivi, noi con Unioncamere facciamo questo lavoro da tanto tempo, lo spostarsi verso un'attenzione alla sostenibilità, all'ambiente, produce imprese che innovano di più, esportano di più e producono più posti di lavoro. Salerno, dal punto di vista dell'export agroalimentare, è la sesta provincia d'Italia, ma è la prima a sud di Bologna. Quindi questo dà il segno che tra la Piana del Sele e il polo conserviero dell'agro nocerino abbiamo, diciamo, dei livelli importantissimi di produzione e di trasformazione dei prodotti alimentari. E devo dire che è un tema, quello della sostenibilità, assolutamente, che si integra con quello che è lo sviluppo di una filiera di alta qualità. La sostenibilità non deve essere solo un vocabolo che utilizziamo per mascherarci dietro a tante tendenze che ci sono in questo momento. Deve essere molto concretamente un'attività di sostanza e su questo noi abbiamo dato una dimostrazione pratica perché non solo abbiamo ipotizzato una sostenibilità per una filiera agroalimentare importantissima nelle nostre zone, ma soprattutto abbiamo cominciato a fare sistema, quello che io predico da circa 40 anni. Il protocollo prevede innanzitutto la disponibilità delle banche a sostenere progetti che possano avvicinare le aziende prima della quarta gamma e poi della filiera bufalina verso sempre una migliore qualità, verso una maggiore compatibilità, verso l'eccellenza. Una sinergia che ci fa capire che per poter ottenere risultati e per poter dare un contributo vero bisogna un po' abbattere i campanili e gli individualismi.